cari quaddisti, buongiorno. Eccoci per una spiegazione di come eseguire il tagliando, quindi il cambio d'olio del vostro quadriciclo, senza deturpare l'ambiente, soprattutto senza deturparvi la vostra zona operazione o officina. Allora, vi servono principalmente il consueto secchiaccio malefico, tagliato circa a metà per poter essere posizionato sotto il quad, e la tanica acquistabile tramite il catalogo Reaction per il recupero dell'olio. Caratteristiche della tanica: tappo di svuotare la tanica, tappo di sfiato, alloggiamento per il tappo quando lo togliete, tappo di carico. Quindi immaginate che questo sia pieno di olio, voi togliete il tappo di carico, vedete che ha una specie di trapezio incavato, quindi molto molto comodo. Togliete il tappo di sfiato, prendete la vostra tanica dell'olio piena d'olio, la appoggiate piana e piano piano cominciate a rovesciare l'olio. L'olio scende velocemente, poi posizionate la tanica in questo modo e la tanica scolerà completamente, riempiendo la vostra tanica di olio, di recupero olio. Lasciate per una mezz'oretta, questa non è stata assolutamente asciugata, cioè così com'è, abbiamo cambiato l'olio ieri. Riavvietate i tappi, la tanica ci tiene all'incirca un 10 kg, scarsi. Riavvietate il tappo di sfiato, senza stringere, non serve. Poi la vostra tanica piena potete riposizionare, rialloggiare in attesa di andarla a svuotare nelle strutture adibite da parte del comune, e non avete problemi assolutamente. Questo è il massimo di ciò che sporcherete. Due cazzo bubbolini d'olio, che io sinceramente odio, non amo il disordine, è più forte di me, quindi provvedo immediatamente a toglierlo. Perfetto. Signori, se volete fare voi la manutenzione del vostro TV, la tanica dell'olio è veramente importante. Da Ferro, dalla squadra corsequadisti.it, un saluto.